Salve a tutti quanti e benvenuti finalmente nel vlog del mese di maggio. Dato che non ho una vita interessantissima, lavorativa, almeno per ora, spero che nel prossimo futuro lo diventi per tutti quanti voi, vi ho portato con me così da potervi raccontare quelli che sono stati i momenti più particolari del mio mese di maggio, che è stato un mese abbastanza intenso per il lavoro. Tento quindi di aprire questa nuova rubrica del vlog mensile, così da potervi raccontare mese per mese quali sono le mie esperienze e cosa faccio. Ma so che non volete guardarmi parlare così semplicemente, torniamo indietro nel tempo, perché oggi è 4 giugno, torniamo indietro nel tempo di circa 30 giorni e vediamo cosa è successo. Ho appena terminato di fare le riprese alla Canon M10, ossia tutti i dettagli che poi andrò ad aggiungere all'interno del montato. Vi faccio vedere come ho lavorato in modo molto economico, se vogliamo definirla così. Metto un po' a posto e ci vediamo fra poco, d'accordo? Fatto! E ho messo tutto a posto qui in ufficio. Quanto è importante la luce. È per questo che ho fatto un po' di spesa. È arrivato il corriere e vediamo cosa ne ha portato. Allora, cosa ho comprato? Dato che la cosa fondamentale quando si realizza dei video è l'illuminazione, di norma sui set c'è un direttore della fotografia che ti dice cosa utilizzare. Quando si è videomaker invece, quando si lavora da soli, la luce la devi fare da te. È capitato molto spesso in quest'ultimo periodo che, mentre realizzavo video, che sentivo l'esigenza e la mancanza di qualcosa con cui illuminare per bene, dove tutti i fari che ho non vanno bene, ma vanno bene soltanto per delle circostanze da set. E quindi ho comprato su Amazon un kit di due luci con softbox. Roba economica, ve la linko in descrizione, però fanno il loro lavoro. Questo sì che illumina. Altri pezzi. Vediamo cosa è arrivato. Da qualche giorno ho preso la RX 100 Mark IV e quindi ho cominciato a prendere un po' di accessori ed ho preso da grandissimo Amazon Basics una custodia da mettere all'interno dello zaino per poter custodire la camera, perché è una camera, una bella camera, però è molto molto delicata. Quindi vi consiglio di prendere una borsetta, l'ho pagata 7 euro, una cosa del genere, e forse anche troppo grande. Poi ho preso, in teoria dovrebbero essere questi, delle pellicole per lo schermo della camera, perché lo vedo molto molto fragilino. Dicevamo, maggio è sempre uno dei mesi più particolari, forse perché però è il primo mese dell'anno dove si percepisce realmente la primavera. Oddio, oggi piove. Per me che preparo dei progetti per, ad esempio, i teatri, con le scenografie digitali, mi capita tantissimo di preparare i tour estivi degli eventi realizzati durante il periodo invernale. Come tra le altre cose si cominciano a preparare i film che usciranno poi a settembre-ottobre. Quindi è uno di quei periodi di stasi molto, sempre molto frenetico. E come è stato il mio maggio? No, è stato un maggio molto particolare, che è stato un maggio a correre avanti e indietro. È un maggio che ha visto nascere finalmente, anzi venire alla luce, uno dei progetti che ho avviato quasi 2 anni fa, che all'inizio l'idea di base era un documentario, doveva essere un docufilm, Le grandi passioni, che voi già avete visto il primo episodio, forse anche il secondo, no, penso soltanto più il primo, e il secondo penso uscirà dopo di questo video. Spero che questa cosa, spero che questo documentario vi sia piaciuto. Ho in mente tantissimi altri progetti che sto preparando, quindi ne vedrete delle belle. Ancora un altro pacco, quindi penso che
da questo video possiamo inaugurare la rubrica dei pacchi. Allora, invece oggi mi è arrivato questo, che è un kit che ho preso su Amazon, kit di batterie per la RX 100 Mark IV, con cui sto registrando in questo momento, perché è una bellissima macchina. L'unico problema, come dicono in tanti, è che è una macchina che consuma tantissime batterie, la batteria praticamente scende vertiginosamente. Arrivati, entriamo e vediamo cosa succede. Ragazzi, questo è stato il mio mese di maggio. Non è forse un mese fantastico da raccontare, ma di sicuro ha portato tantissimi spunti mentali e personali per il futuro. Tutto quello che noi facciamo, specialmente tutte le cose brutte che ci capitano, tutte le difficoltà che ci capitano, servono a formarci. A me ne sono capitate tantissime in questo mese, come tantissime altre soddisfazioni, cose che arriveranno nel tempo. Insomma, dobbiamo renderci conto che quando facciamo un lavoro creativo e tecnico contemporaneamente, dobbiamo stare alla mercé di tutto il mondo che ci circonda. E di sicuro oggi, che è un mondo molto particolare, dobbiamo combattere più di tutti quanti gli altri, o più delle generazioni passate. Insomma, noi ci vediamo domenica prossima con un nuovo video. We'll be right back.